scattata l'ora solare, ben trovati, grazie sempre di quanti siete, di come ci fate entrare nel vostro pomeriggio o se ci rivediamo la sera nella vostra serata. E lo sapete perfettamente, capita fra tutte le storie di persone che non conosciamo anche talvolta di ritrovare persone amiche. Io oggi ritrovo un'amica che in realtà è un'amica di tutti perché è una grandissima attrice di teatro, di cinema e di televisione, ma talmente fatta bene quest'ultima, oltre a tutto il resto, da essere diventata proprio in realtà la padrona di casa di una casa che si presentava così. Grazie, audio. Ditemi chi non la riconosce. Occhio un attimo. Ora, Casa Vianello, abbiamo con noi Giorgia Trasselli. Bella, dolce, cara, meravigliosa, bella, splendida. Attrice, no, 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 applauso, applauso, applauso. Perché vedrete, vedrete quanto ne ha da raccontare. Questa ragazza che ho davanti a me, è stata la favolosa Tata di Casa Vianello. La Tata, cioè c'erano, Casa Vianello era composta da tre grandissimi soggetti. Raimondo, Sandra, la Tata. La Tata. E quante stagioni, signora Trasselli? Circa 20, 19, 19 e mezzo, sì. Un pezzo di vita. Un pezzo di vita, veramente. Di vita proprio, vita reale, vera e artistica contemporaneamente. Noi partiamo da questa sitcom, 1988-2007. Perché? Perché è stata, credo, l'unica sitcom teatro in televisione. Sì. Perché era teatro. Sì, ed è tant'è vero che intanto mi chiesero subito al primo incontro con Raimondo se io fossi un'attrice di teatro. Come, beh, fu come divertente. Sono quei momenti della vita proprio, no? Gli stati di grazia, dove tutto sembra andare nel verso giusto. Se uno è brava, sì. Io fui chiamata, se non ricordo male, loro videro una mia foto sul book. Gli autori, no? E la produzione. Io dovevo fare la vicina di casa, spiritosa, non la bellissima, eccetera. Ma insomma, la vicina di casa spiritosa, una vicina di casa. Invece poi, durante questo incontro, le cose andarono, ci fu una grande simpatia, una grande cosa, e poi il mio agente mi chiamò e mi disse: guardi che l'hanno richiamata per un provino su parte. Attenzione a questo provino, attenzione, prestate bene orecchio, come dico io, attenzione. E poi ci fu una battuta nel primo incontro molto così simpatica, divertente. In genere io sono un po' timida, angosciata, insomma, ai provini si sa c'è l'ansia di dover dimostrare, e mi ricordo che Raimondo mi disse: sì, noi vogliamo attore di teatro, lei è libera in questo momento? No, vabbè, però no, tu eri impegnata con... Ero impegnata con Giancarlo Sbragia e Giovanna Ralli nel Più felice dei tre, eravamo in tournée, e questo è avvenuto in una pausa della tournée. E lui mi disse: scusi, lei quanti anni ha? E io risposi: ma faccia lei, dai 30 ai 40. Io ho detto a Giorgia Trasselli che da oggi personalmente adotto il faccia lei. Quanti anni ha? Faccia lei. Faccia lei, è ma sì, perché avevo raccontato, insomma, mi era venuto in mente questo incontro con una giornalista in treno in uno degli innumerevoli viaggi che si fanno, insomma, anche per questo lavoro e soprattutto, anzi, per questa... Una giornalista tedesca che... Abbiamo fatto amicizia, il viaggio era lungo, mi disse: ah, voi italiani siete ossessionati dall'età, e non dimostra la sua età, e la dimostra, e sembra troppo giovane per fare questo, ed è troppo vecchio per fare quell'altro, ma che età? E quindi io, memore di questo, dissi: uffa, che pizza questa età, faccia lei, faccia dai 30 lei. Ai 40. Allora, la Casa Vianello è stata la sitcom, situation comedy, come dicevamo poco fa, insomma... Ribadisco, quella casa che è entrata nelle nostre case ed è diventata anche casa nostra, perché quanto stabilito che una grande attrice impara sempre, questa è la capacità dei veri grandi attori come te, sì. Giorgia. Grazie. Però quanto hai appreso di più da loro? Quanto era divertente soprattutto lavorare con loro? Era divertente
molto, perché loro due erano quelli che erano, e come li avete conosciuti, come li abbiamo conosciuti, sì, diciamo, dalle interviste, dalle cose, erano così principalmente. Eccoli qua, che meraviglia. Vabbè. Belli, belli, cari, cari. Grandi e generosi, sì, l'hanno dimostrato, sì, fino alla fine. Due generosi, grandi, belle persone, prima, sì, di essere personaggi, che tra l'altro era una parola, personaggio, che mi sembra, se non ricordo male, a Raimondo neanche piacesse poi tanto, i personaggi, eccetera. E era divertente lavorare con loro, ed era sicuramente stato istruttivo da un punto di vista proprio artistico, perché i tempi della televisione sul set sono quelli che conosciamo, che sappiamo, la rapidità, però ecco, lavorare con due persone che la televisione ne avevano fatta tanta, e non solo, perché non ci dimentichiamo che vengono dal teatro entrambi, questo, brava, mi fa sempre piacere, brava, ricordarlo, brava. Che fosse commedia, che fosse cabaret, che fosse varietà, ma teatro è, e quindi loro avevano questa grande capacità di questa empatia micidiale con il pubblico, no? E un grande rispetto per questo benedetto pubblico, che è quello che o accende la televisione o paga un biglietto per andare a teatro e vedere chi, te, lui, lei. E vuole essere rispettato. Ed essere, esatto. Adesso la domanda è, nel fare la tata di Casa Vianello, Giorgia Traselli era proprio la tata. Cioè, tu dici, ma va. Nel senso che ad un certo punto, col passare degli anni, era proprio la sensazione che a questi due signori badassi tu, con cura, con attenzione, con quello che dovevano fare. Un po' li sgridavi, sì, un, sì, po' eri sempre comunque un po' più dalla parte della signora, beh, certo, Sandra. Perché, certo, insomma, per coprire le malefatte di Raimondo. Certo, ovviamente. Sì, sì. Bene, allora, a un minuto dalla nostra pausa dirò quanto segue. Nella vita si staccano biglietti della lotteria. Io, con una parte piccola così, una delle vicine di casa, ho partecipato a Casa Vianello, sì, e lo ricordo come una delle esperienze più belle, fortunate e felici della mia vita. E mi trovai davanti, oltre a quei due splendori, a questo splendore, Giorgia Traselli, che mi accolse con grazia e anche un collare un po' stupita. Ma questa che vuole, bella, che ci fa lì? E invece eccomi, guardate, pettinata, non si sa che cosa, eccola là. E quindi ricordo solo di non essere riuscita, tra le tante scenette fatte, a dargli uno schiaffo. Perché non si poteva dare uno schiaffo a un signore, sì, così. Perché uno aveva timore, eccetera. Era troppo, no, il rispetto. Però ti adorava. Io questo me lo ricordo, gli piacevi molto. E, sì, come artista e come persona, come donna, veramente, questo me lo ricordo. Perché si sente, si percepisce subito quando arriva un nuovo attore, un'attrice nello studio. Dopo un po' si sente, no, l'atmosfera che si riesce a creare tra, cara, le persone. Giorgia, io ti ringrazio, ha detto la parola artista, l'avete sentita tutti? Un attimo che lancio la pubblicità, dai, così. Giorgia Traselli, mio Dio, queste fotografie. Giorgia Traselli con noi, l'ora solare tra poco, tu sei, vai, troppo generosa, troppo, no, buona. Traselli, la nostra amica Giorgia Traselli, la tata di Casa Vianello, un'attrice finissima, un'attrice che, come tutti gli attori, ad un certo punto della propria vita, da bambina, da ragazzina, decide, io farò questo lavoro. Qual è il momento, signora, del passaggio dalla Giorgia alla Giorgia attrice? Beh, allora, intanto, va bene, il mio nome proprio anagrafico è Giorgina. Alla fine, sui 17-18 anni, mi ci chiamava solo mio papà. Cioè, mio papà mi ci ha chiamato fino alla fine della sua vita. Ma poi mio zio, non so, qualcuno disse, mio nonno, che addirittura mi stimava come maschiaccio, perché io correvo, facevo le gare di corsa, ero, cioè, il Guardate Giorgio mi chiamava. Foto, E qui, ecco, Giorgina, appunto, ero...
a scuola dalle suore sacramentine in via Costantino Mais a Roma, ancora me lo ricordo. Le ho fatte tribolare perché ero tremenda, raccontavo un sacco di frottole, poi inventavo cose che non c'erano e prendendo poi insomma delle punizioni a casa, perché le suore parlavano poi con mio padre, mia madre, la bambina, e giustamente Giorgina si comportava male, ma condotta terribile. E sì, lì ero, in quella foto lì era la poesia sul palcoscenico di questa bellissima scuola. Certo, il desiderio, non posso dire che già all'epoca io avessi voglia di fare l'attrice, probabilmente in Nuce c'era quello che c'è un po', ma in tanti bambini, la voglia alla poesia, la nonna, la mamma, Natale. Sì, ma quando è scattato? E beh, su alle superiori, insomma, il teatro, poi ho cominciato appunto ad andare a teatro, a vedere le grandi... Sara Ferrati, la Capodaglio. Mi ricordo che un giorno partì, finite le superiori, mi ricordo con un mazzo di fiori gigantesco più alto di me, e dopo aver incontrato Wanda Capodaglio, i giovani forse questi nomi andatela non diranno a cercare nulla, questo nome, ma è un pilastro, mostri veramente un pilastro di bravura, pilastri, proprio colonne, no, del nostro teatro, della arte veramente scenica. Io la vidi in un teatro, la rincorsi facendo le scale, con la scuola ero andata a vedere una cosa al Quirino, al Valle, non mi ricordo, la signora Capodaglio, mia mamma a casa mi parlava di queste attrici così, perché a lei piaceva molto il teatro del cinema, e le dissi, posso parlare con lei? Beh, mi invitò a casa sua, io con questo mazzo di fiori gigantesco andai, via Regina Margherita, ci siamo seduti, mi ha offerto un tè, e io non sapevo balbettare, le volevo, come si fa a fare l'attrice, che cosa posso fare? E quello fu un momento, poi... I miei naturalmente non vollero mandarmi, assolutamente. Ma non voleva più mamma o non voleva più papà? Perché di solito qui la partita è sempre divisa poliziotto buono, poliziotto cattivo, no? Chi era quella più... Mamma. Papà andava un po', faceva un po'... Anche lui diceva che io dovessi fare l'interprete perché ero brava nelle lingue, avevo orecchio, sapevo parlare discretamente il francese, poi l'inglese, avrei dovuto imparare l'inglese. Mamma, ecco, non sei figlia d'arte. Se ti iscrivi all'Accademia mi togli 10 anni di vita. Lei era molto bella, infatti la scambiavano spesso a lei per un'attrice quando era giovane, eccetera. E mio papà disse, basta, ti scrivo a lingua e letteratura inglese. Io per dispetto, ma neanche per dispetto, mi cambiai il piano di studi e mi iscrissi a lingua e letteratura russa. Infatti ho studiato russo all'università. Come lo dice bene. L'ha detto, no, così, vabbè, bene. Ma non mi ricordo niente. Sì, ho studiato russo, ma l'ha detto benissimo. Sì, ma non mi ricordo niente. Sì, da Svidania. Da Svidania, oggi farà show e basta. Sì, vabbè, insomma, più o meno. Ormai non riesco a sostenere una conversazione decente, giusto qualche parola. Cose, signora mia, lo dice a me. Che vuole fare? Uno si scorda tutto. Io russo, tutto. Guardi, mi sono dimenticata tutto. Tu sei un'attrice di finissima qualità. Abbiamo avuto Lello Arena ospite. Qualche tempo fa, il grande Lello Arena, sì, che ha portato, attenzione, miseria e nobiltà fatta a teatro, c'è stato un successo ovunque voi vi presentate, c'è successo. Guardate la nostra Giorgia Trasselli con Lello Arena, è uno spettacolo faticosissimo, perché nel vostro spettacolo la miseria, la povertà, sì, si sente. Sì. Siete straordinariamente bravi. Grazie, grazie. Questo è uno spettacolo che nasce, va bene, da Edoardo Scarpetta, sappiamo tutti, il testo teatrale, poi portato al grande pubblico dal famoso Totò con Enzo Turco, Dolores Palumbo, che lo fecero in cinema. Che è l'immagine cinema, però che noi ne avevamo. È l'immagine, quindi, che noi abbiamo. Tutta colori, tutta... E invece questo, diciamo, nasce il nostro Miseria e Nobiltà dall'adattamento di Lello Arena e Luciano Melchionna, che è il grandissimo regista sia di Parenti Serpenti, che continuiamo a portare in giro, e di Miseria e Nobiltà. E di Miseria e Nobiltà. E eccolo, Luciano Melchionna. Allora, che Giorgia teneva sì, tantissimo, vabbè, ci tengo tantissimo a far vedere in foto. Ah, poi abbiamo anche la foto di una signora che vogliamo mostrarvi. Morosini, non dico altro, ce lo dirà Giorgia. Allora, la domanda è ad un'attrice che continua a riempire i teatri per un semplice motivo, lo dico senza timore di smentita, perché è brava, perché studia la parte, la veste, la indossa e poi ce la regala. Quando si ha sotto al naso tutti quei nasi
quegli occhi, quelle orecchie, quelle facce, questo è il teatro, quando noi stiamo sotto e vi guardiamo, poi voi anche guardate noi, come si fa? La memoria, Giorgia, la memoria, sì, poi non lo so, per quanto riguarda i volti, il pubblico, personalmente riesco a rendermi capace di quanto sia, insomma, quanti siano in teatro e guardare dei volti solo alla fine, perché mi viene l'ansia se riesco a vedere le persone prima, non ci riesco. Si percepisce naturalmente, perché il teatro è un dialogo, cioè tra chi sta su e chi sta giù, ma la comunicazione c'è, le onde passano, l'atmosfera è di tutti in quel momento, non è solo da una parte alla... Si percepisce un sospiro, una tosse, uno starnuto, si percepisce non solo l'applauso e la risata, quello è, la va da sé, si sente, si percepisce, altro che, ma proprio lo stare del pubblico, no? Se sta con te o se ti è ostile, si arrivano queste cose. Io non riesco a guardarlo perché sennò mi impapocchio, cioè, quindi sai, no, la quarta parete, ahimè, cioè, ma bisogna proprio così. Io mi sto godendo lo spettacolo, non so voi da casa, io proprio la sto guardando con quella grazia con la quale si guardano le cose belle. Se io dico Manuela Morosini, Manuela, tu come mi rispondi? Manuela Morosini è un ricordo meraviglioso. Manuela non c'è più, una grande attrice di teatro, una signora del teatro italiano, alla quale va il mio pensiero, il mio abbraccio, il mio bacio. E con lei ho fatto al Teatro Spazio 1, ecco Emanuela, questa bellissima signora seduta su questa... Le lacrime amare di Petra von Kant, di Fassbinder. È un testo molto duro, molto forte. Io ero un'amica crudele, superficiale, cattiva. Lei era una donna, una grande stilista, eccetera. E si svolge in Germania, eccetera. Un testo che abbiamo fatto al teatro Spazio 1 a Trastevere. Uno spazio di cui lei era proprietaria e lo gestiva meravigliosamente. È tutta una storia, quella di Giorgia Trasselli. Per Parenti Serpenti diamo appuntamento dal 26 febbraio a San Severino Marche, poi Bari, poi Napoli, al Teatro San Nazaro, insomma dovunque questa signora, con la compagnia, con le persone con le quali lavora, dovunque lei vada, scatta l'applauso. E sappiamo il perché, perché vedete c'è tutto il completo del tutto ciò che si è fatto, studiato, ma sapete qual è la sua più grande interpretazione, la più grande, la migliore? La mamma. Non che abbia fatto la parte della mamma, è mamma di Raffaello. Grande orgoglio che io ho visto un topino così, sì, era piccolo, è diventato grande, è diventato un fisico, un ricercatore, e l'hanno premiato di qua, l'hanno trascinato di là. Sì, Raffaello, tra l'altro gli telefonerò più tardi, sì. Gli dirò tutto questo che sta accadendo adesso, che è meraviglioso per me. E gli dirò che abbiamo lavorato insieme in Casa Veniello con la signora Paola Saluzzi, che ti ha visto da piccolo, perché non so se lo ricorderà. Caro Raffaello, perché io amo la sua mamma, lo capisce, no? Mi presenta così. Parliamone, una famiglia meravigliosa. Grazie a Giorgia Trasselli, grazie di essere stata grazie con noi. Un bacio grande. Ma grande. Come il bene che ci vogliamo, mio grazie. Grande onore aver grazie. Lavorato con una signora così. Grazie a Giorgia Trasselli, applausi, 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 e noi voltiamo pagina.